Io non lo so se ho mai emozionato qualcuno. Comunque sono qui perché... Sì, ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, quasi mai nocivo. E questo è sicuramente un titolo di nobiltà e non è il solo, essendo la poesia una produzione. Ho anche una malattia endemica, incurabile. Mi ricordo una volta ero solo davanti a un foglio e nulla mi si liberava dentro. E fu proprio allora che mi venne questa delirante invocazione. Se esiste un superiore, che mi si riveli ora! Ah, lo so, non ci crederete, ma l'effetto fu immediato, folgorante, al di sopra di ogni aspettativa. Il foglio prese a illuminarsi, una luce di 100 soli, ed io ero come in estasi, non più seduto a un tavolo, ma in alto. Come in cima ad un monte, un vento turbinava forte, avvolgendomi tutto, e folate attraversavano il mio petto. E non era semplice aria, quella no! Quello era spirito! Chiaro nella mente, un pensiero rivelatore mi ripeteva: tu sei un uomo libero! Un uomo libero, libero, capite? Poi l'estasi svanì. Con penna in mano, foglio ancora bianco, ma io consapevole di un mondo nuovo intorno, pervaso della sua presenza, una grande forza pacifica. Si era impossessata di me ed io ero un tutt'uno con l'universo. Allora appoggiai la penna al foglio, leggera, senza pensare a nulla. E i versi uscivano fluidi, senza correzioni. Senza ripensamenti, ed io ancora stupito scrivevo, scrivevo, euforico, e tra me dicevo: allora è questo il dio della poesia? Questa è la grande